Prefetto, eh, molti sono i compiti di un prefetto nella città e soprattutto in una città turistica come sta diventando la nostra. Ecco, si è parlato molto di gestire i flussi nelle cinque terre. Ecco, come lo vede lei il problema dei flussi? Come si può gestire? È una grande ricchezza, uh, le cinque terre ovviamente che va preservata. Uh, L'analisi dei flussi turistici la... La sta facendo diciamo i soggetti competenti perché il riflesso sul prefetto è ha la presenza sul territorio ma non ha competenze dirette in maniera di turismo ehm, e riflessi poi sulla sicurezza, la circolazione ferroviaria eccetera. Direi che le direttrici in cui ci si, si muove sono eh, due, le crociere che però sono credo 500 600000 quindi... Non arrivano neanche al 10% di quelli che sono i flussi turistici che vanno alle 5 terre, quantomeno le crociere che poi fanno dei trasporti organizzati, organizzati. alle 5 terre. Poi ci sono eh, i tour operator privati. Eh, il tema è complicato perché non sono solo tour operator spezzini o, lo, o liguri, vengono da tutte le regioni sì. d'Italia, quindi l'approccio deve essere per forza nazionale perché è chiaro che il tour operator è, che arriva col gruppo di 30-40 persone è sicuramente gestibile. Eh, il terzo attore diciamo, del flusso turistico è il privato, ma su questo o si arriva alla chiusura di un parco all'americana, che mi sembra però come dire, un passo da valutare molto bene, perché poi ci sono le ripercussioni economiche eh, solo degli abitanti delle Cinque Terre, ma anche dico, per esempio dei cioè, quindi tanti... Come dire, Co-protagonisti um, co di questo contesto e quindi direi che um, io mi riterrei soddisfatta se già fosse possibile intervenire sui tour operator che arrivano con i viaggi organizzati. Perfetto. Lei è prefetto della città da maggio del 2020. In questi tre anni, qual è il problema più complicato che le è toccato di affrontare? Ma. Il problema è la movida, lo dico perché è per problema complicato per tutti, perché non è un problema di polizia, perché i ragazzi non commettono reati. cioè il disturbo alla quiete pubblica per poter essere perseguibile deve raggiungere soglie che non, <ride> sinceramente i ragazzi non, eh, non raggiungono. Alla movida molto spesso... C'è una movida violenta, che questa è competenza nostra, ma molto spesso sono ragazzi che si trovano tra l'altro anche fuori dalle dall esercizi commerciali, in mezzo alla strada, a fare rumore. Ci vuole molto equilibrio. Io dico ai cittadini, però, sempre chiamate il 112. Bene, l'intervista completa al prefetto Maria Luisa Inversini questa sera alle 21.30.